La Fontana di Trevi è una famosa fontana di Roma situata nel rione Trevi ed è la più grande fontana barocca della città ed una delle attrazioni turistiche più celebri di Roma. La fontana è alimentata dall'Acquedotto Vergine, un antico acquedotto romano costruito nel 19 a.C. da Marco Vipsanio Agrippa, genero dell'imperatore Augusto, che lo inaugurò il 9 giugno del 19 a.C. per alimentare le sue terme. Agrippa posizionò una delle fontane minori dell'acquedotto, costituita da tre vasche di raccolta affiancate ed addossate a un edificio in un periodo non precisato. Comunque, nell'VIII secolo subì un'interruzione e la fontana minore divenne la fontana terminale dell'acquedotto Vergine. Durante il Medioevo la fontana era controllata dai marescalchi che dovevano evitare l'accesso alla fonte della popolazione nei periodi non consentiti. Nel 1453, allorché Niccolò V diede incarico a Leon Battista Alberti di restaurare la fonte, in questa occasione furono tolte le tre vasche e sostituite con un unico vascone per lasciare le tre grosse bocche d'acqua. Successivamente Niccolò V, pontefice massimo, dopo aver arricchito l'urbe di monumenti insigne a sue spese, fece restaurare ed ornare splendidamente il fatiscente condotto dell'acqua vergine. Nell'anno 1453, settimo del suo pontificato, dei tre getti d'acqua, quella centrale era costituito da un vaso con tre protomi leonini che gettavano acqua nell'ampia vasca sottostante. La fontana iniziò a chiamarsi di Treio perché è situata nella località detta Treio, in riferimento al Trivio, cioè l'incrocio di tre vie che corrispondono all'attuale piazza dei Crociferi. Successivamente fu chiamata Trevi. Nel 1562 Pio IV risolve un altro problema, quello legato all'acqua. In questa occasione l'acqua fu collegata alla sorgente originaria e così il 16 agosto del 1570 l'acqua vergine tornò a sgorgare dalla fontana di Niccolò V, interamente restaurata da Giacomo della Porta. La fontana iniziò a prendere corpo con Urbano VIII, 1623-1644, il quale decise di istituirla con una fontana grandiosa e di questa opera incaricò Gian Lorenzo Bernini. Questi presentò diversi progetti, causa dei quali Papa Barberini aumentò totalmente le tasse sul vino che Pasquino sentenziò. Per ricreare con l'acqua ogni romano, di tasse aggravò il vino Papa Urbano. Ma Papa Urbano VIII fece di peggio, diede al Bernini un permesso riscritto di demolire un monumento antico di forma rotonda, di circonferenza grandissima e di bellissimo marmo, presso San Sebastiano, detto Capo Bove, vale a dire la tomba di Cecilia Metella. Ma stavolta i romani fecero il muso duro e Bernini si dovette accontentare di ciò che aveva già smantellato, e non era poco. Si deve comunque al Bernini la trasformazione della piazza e della fontana. La prima, ampliata notevolmente mediante la demolizione di alcune casupole, la seconda, ruotata ortogonalmente in modo di orientarla come quella attuale. Urbano VIII e Bernini morirono senza che la fontana fosse stata ultimata. Più di un secolo dopo, Clemente XII volle sostituire la fontana con un'altra monumentale. A tale scopo invitò i migliori artisti dell'epoca a presentare progetti. Tra i bozzetti inviati fu scelto quello del romano Nicola Salvi, di evidente ispirazione berniniana, che è quella di raccontare attraverso le scene scolpite la storia dell'acquedotto dell'Acqua Virgo. La Fontana di Trevi, situata nel centro di Roma, è una delle più famose e spettacolari del mondo. Con la sua maestosità e la sua bellezza,
incanta e affascina i visitatori da secoli. È un simbolo iconico della città eterna e uno dei luoghi più visitati e fotografati di Roma. Con la sua storia ricca di leggende e tradizioni, la sua forma imponente rendono un capolavoro di architettura barocca. Fu progettata da Nicola Salvi nel 1732, anche se il progetto originale è attribuito a Bernini. L'opera venne completata da Giuseppe Pannini nel 1762. Al centro dell'opera si trova una grande statua del dio Oceano. Dalle forme opulente e muscolose, il dio, ammantato in un drappo che gli copre appena il bacino e il pube, è colto mentre incede su un cocchio a forma di conchiglia trainato da due cavalli alati, soprannominati rispettivamente cavallo agitato a destra e cavallo placido a sinistra, a secondo dello stato del mare, burrascoso o calmo. Ai lati troviamo altre due nicchie più piccole occupate dalle statue della salubrità e dell'abbondanza a destra. Quest'ultima raffigurata mentre regge il simbolico corno colmo di frutti e monete. Sempre ai lati dell'arco principale, sopra le due nicchie, sono collegate due pannelli a bassorilievo raffiguranti Agrippa nell'atto di approvare la costruzione dell'acquedotto e la Vergine che mostra ai soldati il luogo dove si trovano le sorgenti d'acqua. La fontana inoltre è composta da numerose decorazioni di marmo raffiguranti specie vegetali. Vi troviamo infatti una pianta di capperi sulla facciata di Palazzo Poli, un fico selvatico radicato in cima alla balaustra. L'intera composizione è completata da una lumaca che striscia sulla colocasia e una lucertola che si nasconde in una piccola cavità aperta sulla facciata. La lucertola è fortemente danneggiata, gli manca la testa e le zampine. Completa la descrizione dell'opera la curiosa e inattesa scultura di un oggetto che riporta ad un aneddoto. Sulle rocce che coprono il parapetto sulla sinistra della fontana è stato scolpito un grande vaso di travertino, detto asso di coppe, che forma e che ricorda molto quel simbolo raffigurato sulle carte da gioco. Una storia e un aneddoto riferiscono che Salvi l'avesse fatto mettere in quel punto per disturbare la vista di un barbiere che aveva bottega lì a fianco e continuava a criticare il lavoro dell'architetto. Attualmente dove era il barbiere c'è un'altra attività merceologica, ma con tutto ciò è impossibile la vista della fontana dall'interno del negozio. L'acquedotto dell'acqua vergine che alimenta la fontana è ancora in uso oggi e fornisce acqua a diverse fontane della città, compresa Fontana di Trevi. L'acqua che sgorga dalla fontana viene considerata simbolicamente come l'acqua vergine, che rappresenta la purezza e la fertilità. La tradizione popolare dice che se si getta una moneta nella fontana si garantirà un ritorno a Roma in futuro. Le statue situate nella parte alta della fontana rappresentano la terra fertile e i doni abbondanti che le piogge forniscono, frutti raccolti
raccolti autunnali e fiori. Gli angeli sembrano sospesi nell'aria mentre l'acqua scroscia intorno a loro. A differenza delle altre statue e delle fontane di Roma, alla fontana di Trevi non si avvicinano gli uccelli perché è stata allestita una struttura che emette piccole scariche elettriche che spaventano gli uccelli ma senza far loro danno. Le acque della fontana sono riciclate e trattate.